Il mio 2018 è stato l'anno dei non immaginavo. Un esempio banale è il fatto che non immaginavo avrei fatto così poco snowboard e così poco wakeboard. Non immaginavo neanche che sarei andato in vacanza a Fuerteventura a fare surf. Assolutamente non immaginavo che dopo quella vacanza a Fuerteventura io e Francesca ci saremmo mollati. Non immaginavo neanche, dopo quella vacanza, di tornare in Italia, andare in vacanza in Toscana con la mia famiglia e surfare ancora qualche onda. Non immaginavo neanche che mi sarei portato due esami a settembre, belli grossi anche. Men che meno immaginavo li avrei passati entrambi. Non immaginavo che la Ryer mi avrebbe chiamato per fare i video ai playoff della Ryer School Cup. E non immaginavo che con questa scusa avrei comprato la mia prima macchina fotografica. Non immaginavo avrei venduto il drone, o forse lo immaginavo, però non immaginavo che sarei rimasto senza per così tanto tempo, almeno finché non mi hanno chiamato per fare il video a Cortina e ho comprato il Mavic. Non immaginavo avrei scambiato quattro chiacchiere con Ligabue alla presentazione di Made in Italy, e non immaginavo che mi avrebbe autografato la tesina di maturità su G come Giulia. Un'altra cosa che non immaginavo è che la band con Giulio, Lore, Max e Fede sarebbe andata a finire così male e non ci saremmo più trovati a suonare. Non immaginavo mi sarei messo a correre così seriamente e non immaginavo sarei stato in grado di correre per 10 km consecutivi senza fermarmi. Non immaginavo sarei andato a un concerto che non fosse di Ligabue, invece poi sono andato a quello di Jovanotti ed è stata una figata. Non immaginavo sarei andato per la prima volta a Milano e non immaginavo ci sarei andato per fare un video durante la Skate Week. Non immaginavo sarei andato per la prima volta a Piedavena e non immaginavo ci saremmo divertiti così tanto con la crew in quell'occasione. In generale, non immaginavo ci saremmo divertiti così tanto con la crew quest'anno. Non immaginavo di fare una nuotata a pescare con Castelfede. Non immaginavo avrei partecipato al mio primo fantacalcio. Non immaginavo avrei incontrato personalmente Paolo e Lorenzo, due ragazzi che come me condividono la passione per i video. Non immaginavo avrei avuto la fortuna di essere pagato per fare dei video. Non immaginavo neanche avrei avuto la fortuna di girare Venezia in taxi con la scusa di fare video, per ben due volte. Non immaginavo avrei cominciato a lavorare nelle scuole come papà. Purtroppo non ho riprese, ma non potrei mettere lo stesso per motivi di privacy. Non immaginavo che i corsi del secondo anno dell'università sarebbero stati così interessanti rispetto a quelli del primo. Non immaginavo avrei avuto l'occasione di riavvicinarmi al basket, sia indirettamente, grazie ai video, sia direttamente, grazie a una squadra di amatori. Non immaginavo avrei riallacciato rapporti con vecchi amici che non sentivo da tempo o con cui ci eravamo un po' persi di vista. Non immaginavo avrei cominciato a fare video tutti i giorni. Non immaginavo tante cose che poi, invece, nel bene o nel male, sono successe. Non so ancora che anno sarà il 2019, ma mi piace immaginarlo come l'anno dei pensavo, perché ciò che è pensabile è anche possibile. Siamo a Cortina d'Ampezzo. Thank you.